Per Como Monza, partita molto temuta anche sul fronte dell'ordine pubblico per i pessimi rapporti tra le due tifoserie, arrivano ulteriori limitazioni per la viabilità. Agli ormai noti provvedimenti attorno allo stadio Sinigaglia si aggiunge il divieto di circolazione e sosta in piazzale San Gottardo e via Venini, quindi nella zona della stazione centrale. Gli orari precisi verranno definiti a stretto giro e sono legati all'arrivo dei supporters ospiti. La stessa misura era stata adottata per la gara contro l'Hellas Verona. Squadra in campo sabato alle 15, come per le altre sfide casalinghe. Come detto, lo stadio sarà blindato 24 ore prima della partita con divieto di sosta e circolazione. Nella fase di trasporto e scorta della tifoseria ospite, sia all'arrivo in direzione stadio che al ritorno in direzione Lazzago, sarà temporaneamente sospesa la circolazione anche nel tratto via l'Innocenzo XI, via le Roosevelt, per consentire lo schieramento del personale delle forze dell'ordine impiegato nel servizio di sicurezza. Si aggiunge poi il divieto di somministrazione di alcolici con gradazione superiore ai 10 gradi, escludendo quindi vino e superalcolici e permettendo solo il consumo di birra e la distribuzione di bevande in contenitori di vetro. Il provvedimento viene applicato per la seconda volta quest'anno durante un match sportivo ed è stato emesso per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. L'ordinanza scatterà a partire dalle 13 fino alle 18. Il divieto sarà applicato a tutti i locali che si trovano nell'area dello stadio cittadino, quindi ai chioschi all'interno del Sinigaglia e ai locali pubblici di Viale Masia, Viale Rosselli, Viale Poecker, Piazzale Somaini, l'area dei giardini a Lago di Mafalda di Savoia e nei confronti di tutti gli esercizi, anche della grande distribuzione che si trovano nel raggio di 200 metri dall'impianto. Le attività dovranno poi informare la clientela con appositi cartelli. L'Osservatorio dello Sport del Ministero dell'Interno aveva già deciso poi limitazioni nell'acquisto dei biglietti. I sostenitori biancorossi potranno comprare ticket esclusivamente per il settore ospiti, quindi la curva, non distinti e tribuna. È stato poi raccomandato di aumentare le aree di filtraggio e prefiltraggio e il numero degli steward.